E allora Vale, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, oggi un grandissimo della musica italiana, ma non sveliamo perché ne parliamo appena rientriamo. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale, sempre sotto il segno dei pesci nasceva un cantautore e compositore italiano pensato e apprezzato da Paul McCartney e David Bowie. Nel 1943 a Poggio Bustone nasceva Lucio Battisti. Il padre Alfiero Battisti, impiegato, mentre la madre Dea era una casalinga. Il giovane Lucio Battisti, per la promozione in terza media, chiese ai genitori come regalo una chitarra che iniziò a suonarla da autodidatta. Questa passione lo portò a trascurare gli studi, suscitando l'irritazione del padre Alfiero, il quale minacciò di non firmargli l'esenzione dal servizio militare, a cui aveva diritto in quanto figlio di un invalido di guerra, se non si fosse diplomato. Il giovane Battisti obbedì, ottenendo in cambio di potersi dedicare solo alla musica nei 2 anni successivi e nel 1962 si diplomò regolarmente perito elettrotecnico. Nel tempo Battisti si creò veramente una cultura musicale ascoltando personaggi, grandi artisti come Ray Charles, Beatles, Donovan e Bob Dylan. Dopo il diploma, Lucio Battisti si trasferì a Milano e iniziò a frequentare il club Santa Tecla. Era un club dove c'erano i giovani emergenti. Il 14 febbraio del 1965 Lucio Battisti riuscì ad ottenere un appuntamento con il discografico Franco Crepaz. Durante il provino fu notato da Christine Leroy, un'editrice musicale, ricercatrice di talenti per la casa discografica Ricordi, e lei gli procurò un appuntamento con il paroliere Giulio Rapetti in arte Mogol. Battisti e Mogol così iniziarono la loro collaborazione. Scrissero insieme il primo brano Ehi ragazzo, inciso nel 1968 dagli Equipe 84. Battisti esordì come solista nel febbraio 1966 con il brano Adesso sì, composto e presentato al Festival di Sanremo dall'esordiente Sergio Endrigo. Seguì il primo 45 giri, Dolce di giorno per una lira, con modestissimi risultati di vendite. Nello stesso anno, durante una permanenza di una settimana a Londra con lo stesso Mogol, Battisti fu avvicinato, niente di meno, dai produttori dei Beatles attraverso Paul McCartney, che erano pronti a investire su di lui per lanciarlo nel mercato americano. Ma Battisti rinunciò perché gli pareva eccessivo che i produttori si tenessero il 25%. Nel 1969 prese parte al 19° Festival di Sanremo con il brano Un'avventura, interpretato in coppia con Wilson Piquet. Il brano si classificò al 9° posto. In concomitanza con la partecipazione al festival, pubblicò il singolo contenente Un'avventura e Non è Francesca. Successivamente pubblicò il secondo singolo dell'anno, Acqua Azzurra, Acqua Chiara e 10 ragazze, e in primavera, in alcune interviste, svelò il fidanzamento con Grazia Letizia Veronese, di professione segretaria di Michi Del Prete nel clan Celentano e in seguito sua compagna di vita. Dal 1969 per tutti gli anni 70 per Lucio Battisti
è il periodo del maggior e grande successo. Nel 76 cambia completamente direzione, incidendo un album funky con il brano Ancora tu. Lucio Battisti muore la mattina del 9 settembre 1998 all'età di 55 anni. Le cause della morte non sono mai state comunicate ufficialmente. I funerali furono celebrati in forma privata, furono ammesse appena 20 persone, tra le quali Mogol. L'artista venne sepolto nel cimitero del comune Brianzolo e anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!